Buonasera Piff. Buonasera Piff. Buonasera. Ci tentiamo insomma, sì, nessuno potrà ridare 30 anni di lotta, però con questo libro tentiamo di consolarlo un po'. Sì, comunque esatto. Complimenti, è una bella cosa. Grazie. Vediamo se ci riesce. Allora Piff, facciamo le cose per bene. Dunque, okay, in questa storia ci sono successo. Sì, raccontiamo un po'. In questa storia ci sono tre beffe eclatanti e tre obiettivi ambiziosi. Io partirei proprio dal 1990, quando le sorelle Rosa e Savina Pillio, 40 anni, ereditano due casette, giusto? Sì, l'eredito loro, perché vengono da una famiglia sarda che si è trasferita a Palermo, sono case di tre piani, quando a un certo punto però era un costruttore legato alla mafia, decide di costruire un palazzo di 9 piani dietro le casette, e siccome c'è un problema di distanza, lui deve diventare proprietario delle casette e abbatterle. E riesce a comprare con metodi più o meno civili tutte le casette, però le uniche due che dicono no a questo costruttore legato alla mafia sono appunto le sorelle Pilliu, che non ritengono convenienti quelle proposte. Lui però ha fretta di costruire, e quindi va da un notaio, inventa di essere proprietario di tutta quella zona, casette comprese delle Pilliu, va al comune, corrompe un assessore e costruisce un palazzo che in realtà era un palazzo già abusivo di 7 piani, poi ha deciso di farne 2 in più, perché tanto a un certo punto una volta abusa la grande. Esatto. Ma la cosa incredibile è che le sorelle Pilliu ovviamente denunciano questo fatto, e lo Stato italiano, che in questi 30 anni c'è da dire che un po' ha fatto anche il suo, le ha sostenute, però a un certo punto scompare. Dopo 30 anni lo Stato dice alle Pilliu: avete ragione, condanna il costruttore a pagare 780.000 euro più interessi alle Pilliu. Ma il problema è che lo Stato ha sequestrato i patrimoni del costruttore, quindi non le pagherà mai praticamente. Quindi, allora, le sorelle Pilliu non hanno mai preso i soldi che erano dovuti. Questo no, è. Perché lo Stato ha sequestrato tutto, quindi questo è abbastanza, che ci si impieghi 30 anni. È abbastanza una beffa, ma ce n'è una più grossa di beffa. La seconda, quella che ci ha spinto me e Marco Lillo a scrivere il libro, è che qualche mese fa le Pilliu hanno ricevuto una lettera dalla parte dell'Agenzia delle Entrate che chiede loro il 3% di questi 780.000 euro più interessi, quindi stiamo parlando di circa 23.000 euro, però di una cifra di una somma che loro non vedranno mai. E questa cosa questi hanno impiegato, speso a combattere per 30 anni la mafia, perché quel palazzo, stiamo parlando, è lui costruttore legato alla mafia, e dentro ci ha passato Brusca un periodo di latitanza, addirittura aveva comprato un appartamento e poi si è fatto cambiato idea. Bagarella voleva comprare un altro appartamento, ma non l'ha fatto perché già c'era Brusca, e Guastella era un killer della mafia che aveva vinto l'appalto per le ruspe, e la Barbera, un altro condannato per la strage capace, aveva accompagnato Bagarella. Rina che faceva il portiere stoppabile. Io nel libro scherzo dico: ma immaginate le riunioni di condominio? Sì, veramente. Io posso, perché a proposito, diciamolo, non l'abbiamo ancora detto, il titolo del libro è Io posso, due donne sole contro la mafia, scritto con Marco Lillo, edito da Feltrinelli. È importante dire anche, Piff, che ovviamente tutti i ricavati di questo libro sono devoluti interamente a Savina e Maria Rosa Pilliu. Noi non vogliamo solo raccontare questa storia, abbiamo questa ambizione, vogliamo cambiare almeno il finale, perché l'idea di vedere le Pilliu che dopo 30 anni di lotte devono andare all'Agenzia Entrata a pagare questa cartella è insopportabile. È insopportabile. E poi la beffa ancora più grande è che il Fondo per le Vittime di Mafia non ha accettato la domanda delle sorelle Pilliu, nonostante siano un baluardo contro la mafia e quelle due casette siano un simbolo contro la mafia. Loro sono state definite non vittime della mafia, no Piff?
Sì, perché quando dopo 30 anni loro nel frattempo, oltre alle minacce del costruttore, hanno avuto fusti di calce, ricevono continuamente fusti di calce, corone di fiori, quindi dopo 30 anni di questa vita loro fanno domanda, visto che il costruttore non potrà pagare, e non le riconoscono perché dicono che sì, è vero che il costruttore ha danneggiato le casette, ha fatto quello che ha fatto, ma in quel momento non l'ha fatto in quanto mafioso, ma in quanto costruttore disonesto, perché non è stato condannato per mafia in quel periodo e non aveva il concorso esterno e associazione. Quindi è la beffa e le beffe. Tra l'altro, in passato i carabinieri avevano proposto di dare una scorta alle Pillio, quindi da una parte un pezzo di Stato le riconosce vittime della mafia, poi dall'altra parte no. E questa cosa è un'altra cosa, cioè nonostante qui a Palermo ci sia stata un'evoluzione anche nella preparazione dello Stato, però poi la burocrazia non guarda in faccia a nessuno e questa cosa è insopportabile, e allora abbiamo sentito il bisogno di fare una cosa noi, che ovviamente nessuno pagherà di questi 30 anni di tormenti, però che non pagassero e poi la terza ambizione è ricostruire quelle palazzine che devono essere un simbolo. Dobbiamo dire che lì c'è lo Stato e quindi deve essere un po' come Apple, il cartone animato, cioè non vogliamo farlo andare via coi palloncini, ma devono rimanere là perché tutti devono sapere. No, perché sono un simbolo importante, quindi lo ricordiamo, Io Posso, il libro di Pif e Marco Lillo, Due donne sole contro la mafia. Sì. Edito da Feltrinelli, tutto il ricavato andrà a aiutare le sorelle Pillio, quindi grazie Pif per averci raccontato questa storia. Sei un benemerito, come dice Maurizio. Grazie mille, grazie. Un abbraccio, in bocca al lupo, facci sapere come va. Volentieri, grazie. Grazie. Su R101, facciamo finta che.